Un saluto a tutti i lettori di Hardware Upgrade, siamo sempre qui al Mobile World Congress a Barcellona, in particolare siamo allo stand Wiko. Ragazzi, io li adoro, adoro questi di Wiko che tutti gli anni mi fanno trovare tutti i prodotti che hanno annunciato qui su un tavolo fantastico, in tutte le colorazioni, in tutte le versioni, insomma, io non devo fare niente, praticamente vi devo solo raccontare quello che c'è su questo tavolo. E allora partiamo da questo che è il nuovo Wiko WIM, un po' uno scioglilingua, però vi assicuriamo vale la pena assolutamente di vederlo. È il nuovo top di gamma, si tratta di un dispositivo che offre alcune tecnologie proprie di dispositivi di fascia diciamo superiore per quanto riguarda il prezzo, perché in realtà poi questo è a tutti gli effetti un top di gamma per quanto riguarda Wiko. Abbiamo un display da 5,5 pollici, un display AMOLED, quindi con dei colori molto brillanti, risoluzione Full HD, 5,5 pollici, diciamo, quindi le dimensioni sono sicuramente generose per questo dispositivo, ma nonostante ciò possiamo dirlo, si tiene molto bene in mano, è sufficientemente leggero e nonostante appunto sia un dispositivo comunque di dimensioni non certo trascurabili. All'interno troviamo una batteria da 3000 mAh. All'interno di questo dispositivo troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 626, si tratta di un processore octa-core accompagnato da 3 GB di RAM e da 32 GB di memoria interna invece dedicata allo storage, memoria ovviamente espandibile tramite schede di memoria micro SD. Un'altra delle particolarità, forse la più interessante, è quella legata al comparto fotografico. Abbiamo infatti una doppia fotocamera, entrambi i sensori sono da 13 megapixel, abbiamo però un sensore monocromatico e un sensore RGB e un comparto di lenti composto da 5 elementi, apertura focale f2.0 e flash dual tone. Come possiamo vedere abbiamo un doppio flash LED, due colorazioni diverse per il vetrino che sta davanti proprio al LED del flash, in modo da ottenere un abbinamento del bianco migliore anche quando scattiamo con l'ausilio dell'illuminatore. Nella parte inferiore troviamo la porta micro USB per la ricarica e il collegamento al PC, il microfono per la soppressione dei rumori e le chiamate, il jack da 3,5 mm per il collegamento agli auricolari e lo speaker che troviamo qua in basso nell'angolo qui. Come possiamo vedere, ci hanno detto che questo smartphone offre audio stereo e che altro dire? Ah, la fotocamera frontale da 16 megapixel, quindi risoluzione veramente molto alta, e soprattutto anche nella parte frontale abbiamo l'ausilio del flash. Un dispositivo che offre Android 7, Android Nougat, leggermente personalizzato, la personalizzazione è più che altro per quanto riguarda la parte grafica dell'interfaccia, poi in realtà le funzionalità sono le stesse di Android stock. Abbiamo però ad esempio questa schermata che troviamo scorrendo verso destra con il nostro rispetto alla nostra schermata home, una schermata nella quale troviamo i collegamenti rapidi alle applicazioni più utilizzate, i contatti più chiamati, più ricercati e insomma, ma un'esperienza utente che Wiko tenta di migliorare ancora di più con questi espedienti, con queste funzionalità, per un prodotto che arriverà sul mercato italiano ad un prezzo di 399 euro.